questa settimana di lavoro ce ne avevi già parlato, che era molto importante, perché sì, abbiamo fatto, il risultato è stato direi ottimo, sono molto soddisfatto del lavoro, mi dispiace per gli infortunati, però recupereranno, quindi glielo farò recuperare questo lavoro, perché ho visto la risposta della squadra, è stata ottima per quello che poi è il progetto, insomma, diciamo, del proseguo del campionato, della parte più importante che è il girone di ritorno. Quindi questa settimana dà altre motivazioni positive il cammino del Vicenza, che è già positivo. Sì, no, ma io, a me interessava molto il lavoro, quello che abbiamo fatto fino ad ora certo è importante, però mi interessava questo tipo di lavoro a livello fisico, perché sapete benissimo il calcio ormai è atletico, quindi chi corre di più ha molte più possibilità, se poi anche qualità è chiaro che aumenta tutto, e la risposta, ripeto, è stata ottima. Che tipo di lavoro avete fatto? Abbiamo toccato tutti i sistemi energetici e quindi abbastanza pesante. È stato, sì, molto, direi abbastanza, però ci voleva, insomma, per, diciamo, alimentare, perché costruire no, perché probabilmente, anzi sicuramente, il ritiro certe cose le hanno fatte perché le hanno fatte, quindi per alimentare quello che era il discorso proprio della preparazione per pre-campionato e alimentarlo con un lavoro specifico, appunto, che come obiettivo ha il fatto di riuscire a correre fino a giugno in un certo modo, insomma. Senti, con la Regina, ultima partita del girone d'andata, tu hai detto che i conti li vuoi fare finito il girone, eccetera, insomma, questa è una partita... No, io, se vuoi, ho detto che parlavo a fine girone d'andata, dicevo quello, sì, che pensavo, capito? Sì, però sì, i conti li faccio a giugno. Sì, vabbè, comunque, voglio dire, adesso c'è stata la sosta, il filone però era positivo, mi fa di capire, anche parlando con i giocatori, che l'obiettivo è, insomma, centrare l'obiettivo. La salvezza in fretta, perché è quello che abbiamo... il nostro obiettivo è primario e unico in questo momento, non ha senso fare delle cose diverse, no? Perché fai gli step, come io dico, partita per partita, è inutile che penso l'unica volta che ho pensato al trittico quando abbiamo avuto le tre gare, che avevo le tre gare in una settimana, ma se no penso gara per gara, e questo lo facciamo anche con l'obiettivo del campionato, che è la salvezza. Quindi l'ha detto anche Frison, no? L'ho letto su questa settimana, arriviamo il più presto possibile al 50 o 52, 53, quello che sarà, adesso io la quota salvezza non la conosco, e poi vediamo quante partite mancano, ma non penso a cose diverse. Ha anche detto che l'obiettivo è girare a 28, perché sarebbe un traguardo estremamente importante. Eh sì, perché è quello che 28, 26 mi sta anche bene, ma mi sta bene tutto. Allora, se ti dico che ieri ho detto una cosa, allora vi darò un giorno in più come premio se la risposta della squadra è stata se facciamo la prestazione, non mi hanno detto se vinciamo, se perdiamo, se pareggiamo. Questo è il concetto che deve avere questa squadra. Questa qua deve fare delle prestazioni, perché secondo il mio punto di vista, se fa le prestazioni fa anche i risultati, perché ha delle qualità che ha dimostrato sul campo. Quindi io non chiedo mai vinciamo, facciamo, non chiedo queste cose. Sì, però ti rendi conto che i tifosi questo lo chiedono? Assolutamente, ma io, scusa, Berta, vuoi che pensi come i tifosi? No, però... allora, io dico delle cose, i tifosi è giusto che sognino, che fa voi anche, ma ci mancherebbe. Io so che conosco la mia squadra, meno responsabilità la mia squadra, meglio sta. Loro devono andare in campo e giocare, senza pensare a niente, che è la cosa più bella, non devo mica pensare. Io c'avevo un allenatore che mi diceva, quando io dicevo io penso, lui mi diceva no, tete che mi deve pensare, tete che deve correre. Sembra una cazzata, ma non lo è poi alla fine, perché è la verità in generale, certo che devono anche pensare, ci mancherebbe. Però loro devono pensare a quello che devono fare correndo, il resto ci penso io. Senti, due parole sulla Regina. La Regina è la squadra, i numeri, io devo dire che i numeri guardo poco, quelli che guardo sono gol presi e gol subiti, sì, madonna, gol subiti e gol fatti, è il secondo attacco del campionato, questa è una realtà, è una squadra che prende anche gol, cosa vuol dire? È facilissimo,
è una squadra che gioca a pallone, che lascia giocare, che predilige il gioco, predilige il gioco offensivo, quindi è una squadra difficile da incontrare sotto questo profilo. Di là della formazione, che immagino non abbiano gran voglia di no, ma perché come sempre. Che armi pensa si possono mettere in campo? Ah, noi dobbiamo giocare, noi, allora leggevo questa mattina sul mio blog, no? Che è un complimento che mi piace troppo, quello di dire si vede la mano dell'allenatore, no? Quindi voi avete capito cosa voglio io, al di là degli interpreti, no? Io voglio che la squadra giochi in un certo modo, non ha ancora, secondo me, perché tu mi stai dicendo che col Pescara non abbia giocato molto bene, per me no, per quello che è il mio intento, ve lo dirò il giorno che la squadra giocherà come dico io, parlo della fase offensiva, però quella difensiva già siamo migliorati molto, no? E quindi al di là degli interpreti io voglio che la squadra giochi in un certo modo nelle due fasi, poi gli interpreti avete visto che gira e rigira, no? Chi gioca e va sul campo fa quello che è capace di fare e comunque abbiamo, io sono sereno sotto questo profilo, molto sereno. Comunque hai risolto io, Gavazzi non c'era, eh beh, chiaro che nelle ultime giornate Gavazzi non c'ho lì per te, no, Gavazzi perché ha giocato Gavazzi, più ruoli. Sì sì, no, Gavazzi è vero, fa parte di quei giocatori di questa squadra che sono che per loro merito sono molto molto importanti per questa squadra, però se non ci sono, ripeto, giochiamo uguale, insomma. Senti, siamo in periodo di mercato, tu nell'intervista mi avevi detto però non ci siamo ancora seduti e però non ci siamo trovati per fare il punto, vi siete trovati, avete trovato il punto? Sì, sì. E che cosa? Che cosa è scattato? Niente, non è cambia niente perché siamo tutti della stessa idea. Cioè? L'idea è semplicissima, allora sfoltire per quello che sono i giocatori. E quello l'abbiamo capito. Dopo non ce n'è più, non c'è più altro perché la squadra funziona. Prima di difensore? La squadra. In cui fino a questo momento funziona così, quindi vediamo se va fuori uno, entra un altro, ma lì vediamo. Comunque sempre quello che sarà il nostro mercato sarà sempre in prospettiva, nel senso che se va via un giocatore viene un giovane, giocatori se dovesse essere che ci sono delle richieste particolari che la squadra, la società non può rinunciare, sono irrinunciabili. Io capisco la regina che Nisiroli ha dato 3 milioni e mezzo, cioè una società come la regina non può rifiutare 3 milioni e mezzo oggi, e l'ha dato, però è chiaro che hanno tirato dentro un altro, devi avere, ma non credo che noi avremo dei movimenti particolari, ma l'arrivo del difensore, dei giocatori comunque, quale difensore? Non lo so, no, comunque anche se non ci sono uscite un difensore entra, se stiamo così, no, se non va via un difensore entra un altro difensore, io difensori ne ho 8. Se va via Minieri, se va via Minieri entra un altro, non lo so che dirvi, no, ma perché veramente, no, io non vi sto raccontando delle balle, io non so se avete parlato con Paolo, no. Noi ci siamo visti ieri, ah sì, io ho parlato con Paolo ieri, ci siamo visti ieri mattina. Ieri mattina abbiamo fatto proprio a livello generale perché il mercato non è iniziato, non c'è niente e ci siamo detti ascolta, se proprio abbiamo delle richieste particolari o così, se si muove una cosa, comunque il nostro concetto è farvi entrare un giovane, hai parlato di Minieri, se si muove Minieri non viene un altro trentenne, viene un giocatore più giovane, perché in prospettiva chiaramente ha un senso, ha una logica, se no non ha una logica. Si muove Botta? Botta io di Botta non abbiamo parlato. Il centrocampo non abbiamo detto niente. Abbiamo parlato solo dietro su questa cosa che ci sta dicendo voi di Minieri, che poi neanche tanto è a sé, perché il mercato non è iniziato. No, ma io ero proprio convinta che arrivasse un difensore comunque. No. Ma comunque. Ma non sto pensando. Non è iniziato, guarda che. Voi sapete quando inizia il mercato? Sì. 28. Tutte chiacchiere, tutte robe, dopo anche perché poi allora bisogna che i giocatori bravi se li tiene come facciamo noi. Noi non andiamo via nessuno di quelli che diciamo i giocatori che hanno fatto bene fino adesso, no? E quindi anche gli altri fanno la stessa cosa. Se poi c'è uno da te è andato bene da me, fa scambi e fine. Dobbiamo. Sperando che vada bene a tutti e due.
questo è. Ma noi neanche questo problema abbiamo. Poi è andato via Tulli comunque. Sì, ma Tulli è andato via perché io avevo il numero giusto. Perché ma via Tulli mi è rimasto Maiorino però. Noi a noi a sinistra abbiamo Gavazzi e Maiorino, a destra abbiamo Bariti Mustacchio, speriamo che stia bene, va bene. In mezzo ho quattro punte, sperando che stia bene Barclay, sperando che Elvi sia sempre bene, Misuraca e cosa, no? E Paucci. Poi abbiamo il centrocampo che è formato da adesso Rigoni, Soligo, Rossi, Botta, Paro. Quanti sono detti? Non mi ricordo. No. 5. 5 non è. Chi ti manca? Rigoni l'ho detto. Rigoni, Soligo, Parra, Botta e Rossi. Questi sono. La mia vera. Nel caso in cui uno di questi. Ma sì, se si muove uno deve venire un altro, va bene. Se io non so, voi avete tirato fuori Botta, io. No, ho detto Botta io perché siccome hai scadenza di contratto a giugno. Sì, ma questa è una cosa che state possa... dicendo voi. Non mi sembra. Ma Paolo non mi ha detto niente, capito? No, no. Perché io gli ho detto, stiamo così. Ma questo glielo ho detto prima, eh. Immagino che la richiesta principale che lei abbia fatto ci sta. No, siamo così. Allora, guarda, proprio possibile. Parlare chiaro, perché non è che ieri io ho parlato di qualcosa di particolare, perché avevamo già parlato prima, ho detto Paolo, stiamo andando bene, rimane così. Solito discorso che poi ho detto prima. Arriva uno che ti dà 3-4 milioni per un giocatore, poi bisogna vedere chi è. Anche lì bisogna vedere chi è. E bisogna vedere chi prendi. Perché non avrebbe senso. No? Tanto 6 mesi non è che cambia tanto, eh. Il valore del giocatore secondo me aumenta se fai il campionato bene, quindi non ha senso farlo adesso. Ah, ho rimesso dentro Maritato. Sì, che era, non era nemmeno. Non l'ho fatto, era come desaparecido. Stamattina mi ha detto grazie al ministro, no, non ringraziare me. Il merito è tuo, ti ho visto qualcosa, ho visto, vediamo cosa succede. Non ho idea, non lo so nemmeno io. Perché in questi 15 giorni, per un motivo o per un altro, l'ho visto, mi ha fatto una buona impressione, quindi non so, forse potrà essere che venga anche in panchina, penso. Adesso vedo domani. Grazie. Grazie a voi, ciao. Ciao.